Ma stiamo parlando del terzo gruppo del Parlamento europeo con 12 nazionalità rappresentate da 84 deputati, per cui numericamente una composizione importante che parte con diversi obiettivi. In primo luogo l'idea è quella di modificare il Green Deal, tenendo presente che abbiamo bisogno di riuscire a produrre, a lavorare, a spostarci, alimentarci con l'obiettivo della sostenibilità, però contestualmente dobbiamo tenere presente, come altri gruppi hanno già ravvisato, ma soltanto in campagna elettorale, quindi senza la coerenza che ci ha caratterizzato per gli ultimi 5 anni, che serve un Green Deal che sia maggiormente sostenibile, non soltanto dal punto di vista ambientale, anche perché dobbiamo lavorare sia sulla competitività delle nostre imprese, sia sulla possibilità di riuscire a dare ai nostri cittadini potere d'acquisto, che attualmente il mondo reale ci segnala come probabilmente la problematica maggiormente sentita.